Ci troviamo con la dottoressa Monica Perroni, direttore dell'ente Parco Aree Protette Popio in Montesi, in occasione della consegna del defibrillatore per il parco. Mi sembra un'iniziativa davvero molto interessante, anche perché il parco, e quindi l'ente, fa parte di un, secondo me, di un prezioso, mi viene materiale ma è errato, comunque di una ottima opportunità di vivere il Piemonte, una parte interessantissima del Piemonte, non solo. Sì, sono d'accordo. Il parco per noi è un capitale naturale alle porte di Torino, e quindi vivere la natura, no, in maniera comunque compatibile, perché sappiamo bene che la gestione dei nostri parchi avviene comunque con delle regole, e quindi si riesce a vivere in modo sereno, a ottenere quello che è il benessere di un rapporto con la natura, grandi e piccoli, determina davvero un benessere psicofisico. Il defibrillatore è un valore aggiunto, io ringrazio le associazioni che hanno lavorato proprio per donarcelo, AMAR e Work in Progress, e noi ne faremo un buon investimento, nel senso che abbiamo già acquisito una colonnina per poterlo posizionare nel miglior posto, proprio perché il parco è fruito da tantissimi cittadini, e quindi nei periodi estivi e primaverili soprattutto, e quindi è necessario che venga mantenuto bene. Per questo motivo sottoscriveremo per l'anno 2024 una convenzione con la Croce Rossa Italiana, qui di Moncalieri ovviamente, per la gestione, la manutenzione, e poi faremo anche delle giornate nelle giornate di maggiore afflusso eccetera nel parco, delle giornate con la Croce Rossa che girerà in bicicletta e a piedi proprio per intervenire qualora fosse necessario. Oltre a questo prevediamo corsi di formazione per il nostro personale, perché deve essere pronto a intervenire, il defibrillatore non deve andare perso. Grazie mille.